vado via con una pugnalata nel cuore, ma no, perché vi ero detto, nelle successive variazioni subite dalla 107, la valutazione degli insegnanti si era ridotta a poca cosa, tu qui addirittura mi dici, guarda, che qui tu hai una valutazione, è premialità, e io che da sempre sostengo, anche perché parlo al mio amico e compagno, si può dire Ezio di cazzi, no? Al mio amico e compagno Giacomino, perché la valutazione degli insegnanti, secondo me, è il tornante sul quale poi si gioca il contratto, cioè gli insegnanti italiani sono pagati poco, male, e tutti alla stessa maniera, le mica giusto, sono io a partire da lì, vado via però con il cuore leggero, perché mi è stato detto che questo è solo l'inizio, con la quella che romperemo le scatole sulla riforma dei cicli e la valutazione degli studenti, vado via a cuore leggero sperando che non sia successo come a quel preside che ha avuto Novello Dante il dono di poter visitare l'aldilà prima di morire effettivamente e vede il paradiso tutti lì adorare Dio, eccetera, ma giù al purgatorio sono qualche sofferenza, Sisifo, tanto, eccetera, eccetera, poi arriva l'inferno e lì feste, bagordi, cene, danze, eccetera, torna di là e mica vero, dopo qualche giorno muore sul serio. Muore sul serio, arriva là e San Pietro dice, allora tu sei una brava persona, la dimentichiamo di un paio di giorni. No, 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 io voglio andare all'inferno. Ma sì, ma cosa fai? Sì, vuoi fare quello che ti dico, tu lo vuoi andare all'inferno, la faccio breve, va bene, vai all'inferno. Questo qua giù all'inferno, e lì c'è il tradizionale inferno, fuoco, fiamme, stridore di denti, come dice Matteo 28, tutta lì a casa. San Matteo. Cioè, proprio. Oggi è San Matteo, Auguri anche a Matteo. E insomma, lì c'è proprio l'inferno. L'inferno fa schifo. Questo comincia a strempiare. Io voglio parlare col capo. Passa il diavoletto, va a comprare una pezzettura, bussa e pezzettura. Poi dice: no, sono io. Ma stiamo con un nome di diavoletto qualunque. Cosa c'è? E dice: c'è qui uno che rogna, continua a urlare, che l'abbiamo imbrogliato. Dice: chi è? Ma sì, è quel preside che era venuto. Ah, ma quello è venuto all'Open Day. Ciao, buonanotte.